della Torre del Busto. Benvenuti alla puntata natalizia di A Pranzo con Letizia. Oggi vi proporremo, insieme al barman Francesco Lucara, barman professionista, una ricetta molto particolare. Si tratta di un palriccio di pandoro con crema all'arancia e marmellata di limone. Cominciamo con illustrarvi le fasi di preparazione della nostra crema di arance, ricordandovi che le arance sono state offerte dalla San Amore Sinergia. Allora, con Francesco abbiamo già spremuto un po' d'arancia per la prima fase. Ce ne manca giusto una, la facciamo vedere. E andiamo a mettere il primo ingrediente. Perfetto, no, un attimo soltanto. Allora, cominciamo, abbiamo bisogno di 40 g di farina di mais o maizena, che mettiamo immediatamente nel nostro contenitore. Ecco, penso che possa essere sufficiente così. Aggiungiamo il succo d'arancia e cominciamo a mescolare lentamente, ma in maniera comunque vigorosa, in modo da non creare dei nudi. Ecco, continuiamo. Mi pare che si stia amalgamando molto bene. Ecco, e noi i grumi non ci sono. Quindi continuiamo qua un altro pochino con questa crusta. Adesso aggiungiamo lo zucchero. Se vuoi continuo io. Sì, grazie. Aggiungiamo lo zucchero, che sono circa 140 grammi di zucchero. Grazie, Francesco. Francesco, qui abbiamo veramente la regina un po' della nostra. Vogliamo dire qualche cosa? Per esempio, come si può utilizzare l'arancia nelle preparazioni di un barman? L'arancia in tanti modi la possiamo utilizzare, oggi ne vedremo un esempio. Solitamente si usa la buccia per estrarre l'olio, non si dà un twist sui bicchieri, giusto per dare quel profumo, indipendentemente da quello che poi tu alla fine ci farai. Io alla fine ti farò vedere un esempio su come utilizzeremo l'arancia per aromatizzare sempre un nostro vino di cuore. Di arancia e cannella. Con un moscato, che viene da un vigneto qui di Milazzo. Benissimo, allora aggiungiamo al nostro composto, mi sembra assolutamente mal chiamato, questo, il burro, ne bastano circa 5 cubetti. Ecco, vediamo di farlo sciogliere un po' così. È importante ricordare i nostri amici che tutte le farine vanno tutte messe a freddo e amalgamate a freddo per evitare i grumi. Adesso abbiamo invece bisogno di travasare in questo composto in un pentolino per fare sciogliere il burro. Travasiamo il nostro composto in un pentolino in modo da far sciogliere il burro. Ricordiamo che ci troviamo all'interno della cucina della Torre del Gusto. Ecco, mentre il burro si scioglie, continuiamo sempre a mescolare. All'inizio si può mantenere anche una fiamma leggermente più alta, in modo da sciogliere prima il burro, dopodiché si continuerà, una volta che il burro è sciolto, si continuerà invece a mescolare e tenere la fiamma molto 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 bassa. Mi raccomando, mescolare sempre nello stesso senso. Pronta? Adesso continuiamo ancora per qualche minuto a mescolarla in modo da farla raffreddare un po', perché i grumi sono sempre... è possibile sempre che si creino, così almeno evitiamo assolutamente di creare. La crema deve essere estremamente fluida. Ora con questa crema andrò a farcire le fette di panettone alternandole con la marmellata di limone. Abbiamo questo bellissimo panettone di marca, mi raccomando che deve essere molto morbido.
lo trasferisco nel mio tagliere, lo tagliamo a metà. Cominciamo a tagliare questo pandoro a 6 stelle. Questo, diciamo, con la prima fetta del panettone, del pandoro, vediamo di ricavare il musino del vostro riccio. Quindi tagliamo le parti più scure e cerchiamo di realizzare un triangolino che sarà il musetto. Ecco. Quindi togliamo queste deliziosissime parti di pandoro. Allora, il riccio andrà composto mettendo le fette di pandoro già tagliate, diciamo, in posizione asimmetrica. Cominciamo adesso a comporre il nostro riccio. Si può utilizzare questa crema o nel sac à poche, oppure si può utilizzare anche un cucchiaino, un cucchiaio per spalmare questa fetta di dolce o la nostra crema. Vedete che è molto molto densa. Ricordiamo che questa crema va benissimo sia per farci dei dolci che per mangiarla al cucchiaio. Questa deliziosa fetta di panettone andremo a spalmarla invece con della marmellata di more offerta dall'azienda agricola Casalenti. E andiamo ad agganciarla in maniera sempre asimmetrica alla nostra prima fetta di pandoro. Adesso ci accingiamo a creare il musetto. Io direi di farlo con la confettura. Con la confettura, così lo facciamo nero. Diventa più scuro. Ecco qui, spalmiamo molto bene. Confettura di more selvatiche. Abbiamo nel nostro paniere delle delizie anche la confettura di pere butir, la confettura di arance e altra confettura di more selvatiche, Ecco, agganciamo al pandoro questo con un bellissimo effetto chiaro scuro. Sì. Allora Francesco, io adesso ti lascio la decorazione del musetto, perché tutta Parma sicuramente hai un tocco di più. Allora, per gli occhi andiamo a mettere due bacche di gorgi. Facciamo gli occhi rossi a questo riccio. Mentre per il nasino una mandorla tostata. Visto che ci sono delle scorzette di arancio, possiamo farla come sopracciglia. Facciamo un riccio. Gli diamo un'espressione. Un'espressione molto femminile. Facciamo una donna riccio. Una donna riccia o un riccio femmina. Ecco. Fate con piccolino. Chiamo un altro, così queste sopracciglia. Creiamo questi baffetti. Allora, diciamo che questi baffetti possono essere creati o con degli stuzzicadenti, come abbiamo fatto adesso, oppure con dei bastoncini di cioccolata, a seconda, insomma, se siete più o meno golosi. Io comincio adesso a prepararti lo zucchero a velo. Completiamo la nostra preparazione con dello zucchero a velo. Lo faccio tu? Io. Grazie. Ecco, e questo è il nostro piatto. Il nostro piatto è pronto. Thank you.
preparato questo nostro dolce. Adesso dobbiamo utilizzare qualcosa, un vino. Dobbiamo accompagnarvi anche. Esatto, io in abbinamento al dolce avevo pensato, visto che siamo comunque sempre in tema di regionalità, i nostri sapori, i nostri odori, natalizio, quindi cose calde, cose profumate. Questo qui è un moscato, quindi un vino liquoroso dolce. Io l'ho insaporito mettendo nel mollo delle bucce d'arancia, della cannella e delle mandorle. Qui ho fatto un'infusione di 24 ore a freddo, perché così è un'infusione più veloce. E non solo, perché visto che siamo nell'ambiente di Natale, cosa meglio del fumo, dell'odore del fuoco per accompagnare. Quindi noi lo riscaldiamo? Non lo riscaldiamo, ma lo affumichiamo. Così, oltre ai nostri sapori, avremo anche gli odori della legna bruciata, della affumicatura, il camino in casa, in Natale. Questa è una cosa nuova e anche secondo me sfiziona. Procediamo. Ok, quindi prima, visto che abbiamo dentro questi nostri aromi, lo andiamo a filtrare. Sì, adesso servirei quando andremo ad affumicare. E già si sentono gli odori, la cannella, sì, l'arancia. Gli odori si sentono, sono anche molto forti e sono fantastici. Questo adesso sono i miei preferiti. Lo versiamo nel nostro bicchiere e lo andremo ad affumicare direttamente nel bicchiere. Vediamo come si procede per l'affumicatura. Tu dovresti leggermi qui. Tengo qui. Per me è una cosa assolutamente nuova, penso anche per i nostri ascoltatori. Ci vuole comunque questo attrezzo particolare. Ci vuole l'affumicatore, sì. Nella nostra decorazione. Nella nostra decorazione, dove abbiamo messo tutti gli ingredienti che erano all'interno, ecco, l'arancia, diciamo, le mandorle ancora e la cannella. Adesso lasciamo qualche secondo insaporire. Sì. E il nostro moscato affumicato alla quercia è pronto. Ecco, ripetiamolo, moscato affumicato alla quercia per accompagnare il nostro dolce. Moscato affumicato alla quercia. Su questo brindisi natalizio auguro a tutti quanti i più cari auguri di Buon Natale da parte di Francesco Nucara e mio, e vi invitiamo a seguirci ancora su www.latorredelgustogrupposalamone.it. Buona giornata e arrivederci alla prossima ricetta. Arrivederci. Buon Natale a tutti.